touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love and your softly near. And it's me you need to share. Benvenuti al Natale dei Clam Regione Veneto. Io non ho grandi cose da dire, semplicemente che sono molto felice che ci sia questa giornata oggi. Prima di tutto vorrei ringraziare i nostri ospiti, prima di tutto voi tutti che ci siete, gli ospiti di oggi, prima di tutto il capitano nostro Maurizio con sua moglie. Maurizio! Ringrazio poi la nostra referente nazionale Rossella Casellato. L'immancabile ovviamente Svetlana. Grazie di cuore e suo marito che l'ha accompagnata. Non ho mai ragione. Ringrazio Sofia, la grande Sofia che ci raggiunge in ogni posto. Grazie a Marcello, mio amico e segretario di più. Bene, allora io dico solo una cosa. Quello che vorrei dire è semplicemente che non c'è nessun altro posto in cui vorrei essere oggi. E sono oltre che emozionata anche molto felice, perché sento che oltre alla famiglia, questo veramente è una grande famiglia che ci lega da un filo direi dorato, da un filo speciale. E io credo e sento che in questo momento noi, per il progetto, per i sogni che abbiamo ognuno di noi, per il nostro mondo migliore, siamo qui dentro, c'è una grande forza, una grande luce, e per questo grazie. Allora, andiamo verso il termine, lasciamo la parola al nostro capitano, che dovrà pur dirci qualcosa. Noi non veniamo e non lo invitiamo perché lo dobbiamo e lo vogliamo sentire assolutamente. Quindi, bene, buon pranzo a tutti. Grazie. And the moment that you wonder if I'm starting, I wanna be in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. Organizzato qui perché a me sembra un matrimonio, quant'è che dobbiamo mangiare ancora? Boh, avete ancora fame? No! Cioè, bisogna fare un applauso a Terenzio. No.
ho pranzato e cenato tante volte in questi anni, eccetera, ma 25 euro, giusto? Sì. 25 euro per tutto questo mi sembra, insomma, cosa giusta. È vero che sono le vecchie 50.000 lire che si mangiava di tutto e di più, ma ormai è andata a finire così. Vi sentite in fondo lì? Allora, intanto grazie davvero a tutti di essere qui a festeggiare, diciamo, a augurarci le feste di Natale, gli auguri delle feste di Natale. E so che volete bene a questo progetto, volete bene anche a chi lo ha ideato. Io ritengo che nei prossimi giorni, malgrado ostacoli infiniti che ancora continuano, adesso stavo ricevendo dei messaggi perché c'è una certa così confusione fra la parte araba e la parte egiziana, e quindi bisogna superare sempre, no, tutti gli ostacoli del mondo, ma insomma domani si prende e si parte per andare a Dubai. Se saremo davvero a Dubai, e quindi voglio dire nelle prossime 48 ore ce ne rendiamo conto, e allora il passaggio tra tutto quello che abbiamo fatto in questi 8 anni e quello che sarà dal giorno dopo cambierà totalmente. E vi posso assicurare, anche se non ho sfere di cristallo, che cambierà totalmente, perché ci sono una serie di prove del 9 che davanti a me riesco a vedere con più facilità rispetto a quello che potete vedere voi. Però ormai è abbastanza facile che lo potrete vedere anche voi fra qualche giorno. Essere al cospetto con personaggi come quelli che hanno accettato di produrre, di mettere in scena l'opera lirica Tutankhamon, è la massima aspirazione che io avevo quando ho ideato questo progetto. E questo progetto, sì, voi l'avete visto nel 2015, ma a tanti anni di storia. Me lo ero augurato e ci ho creduto e comincia a diventare realtà. Che cosa vuol dire stare al cospetto con questi soggetti? Vuol dire che se entri in empatia, cioè se entri in simpatia con personaggi che, insomma, di soldi non hanno nessun problema, e ti metti a spiegare che hai un progetto umanitario, questi sono estremamente attenti a tutto quello che può portare denaro in maniera lecita. Il nostro è un progetto umanitario, cioè il programma Mondo Migliore, secondo voi è un progetto umanitario? Certo. Beh, sfido qualcuno a dire che non lo è. Anche perché la prova del 9 è che, malgrado fango, insomma, denunce, eccetera, che sono capitate nei 3 anni dal 2016 al 2018 circa, nessuno ci ha visto mai passare in tribunale, no? Per il progetto Mondo Migliore, né voi dei CLEM né qualcuno del COE. Questo vuol dire che, una volta attenzionati giustamente dalla magistratura, perché qualcuno diceva che eravamo truffatori, che questo, che quello, eccetera, e la magistratura ha aperto un fascicolo e poi lo ha chiuso, non luogo a procedere. Perché? Perché non c'è niente di male in quello che stiamo facendo, anzi, meriteremmo davvero molti elogi e molti encomi. Quindi, nel momento in cui questo progetto può essere spiegato con quella lavagnetta, magari in forma così più privata, su un pezzo di carta davanti a questi soggetti secondo me non diranno di no, cioè accetteranno di mettere i denari necessari per partire in quella idea pilota, di esempio pilota, che abbiamo chiamato microcredito sociale. Ed è un po' di tempo che, insomma, non ne parliamo più come ne abbiamo parlato fino al 2018, no? Ma c'è anche un tempo per dire le cose, oppure per non dirle, anche se senza dimenticarle. Perché il microcredito sociale? Premesso che ci hanno copiato al punto da farlo diventare prima Renzi con le 80 euro, poi, ecco, sappiate che Renzi aveva ricevuto un progetto
del sottoscritto qualche anno prima lui facesse l'idea dell'ammortizzatore sociale degli 80 euro. Dette anche il patrocinio a quel progetto che io avevo lanciato, e quindi insomma le cose attraggono, specialmente se hanno la giusta frequenza, se hanno la giusta energia. La stessa cosa è stata con reddito di cittadinanza. Ricordo a tutti che Di Maio qualche mese prima delle elezioni 2018 parlò di 1650 euro. E se andate a trovare nel tempo quello che aveva scritto, verificherete che è la realtà. Avevano paura che il Partito Valore Umano facesse quel salto che, o comunque portasse via quei voti che loro in qualche modo in quel periodo avevano, perché molti di noi pensavano che il Movimento 5 Stelle fosse un partito serio, un partito etico, un movimento più che un partito. Il sottoscritto, che ha una certa storia dal punto di vista dell'esperienza politica, capiva che quello che dicevano era ipocrita, per cui insomma l'ho detto a tutti i livelli, ed è per questo che Striscia la Notizia è arrivata a fare quello che ha fatto. Ora, essere al cospetto con questi numeri uno del mondo economico e finanziario permetterà a questo progetto di dare l'esempio del microcredito sociale. Siamo in pochi ormai, possono essere 20.000 persone, ma di allineati veramente siamo 5.000 in tutta Italia, 4.000, 5.000, 6.000. E da queste persone partiremo, ma l'esempio che in quel momento accadrà sarà un esempio talmente importante, proprio perché alle spalle avremo questi soggetti, che nessuno si permetterà di dire nulla. Quindi non ci sarà il fango che abbiamo avuto qualche anno fa. E da quel momento in poi, allora, starà a noi avere la bontà, non solo a chi promuove il progetto con la capacità poi finanziaria di promuoverlo, ma anche a voi che avrete le pressioni da parte di più di qualcuno che vorrà in qualche modo ascoltare come si potrà acquisire questo microcredito sociale in formula privata. Perché il nostro è un progetto di ingegneria economico, sociale e finanziario di forma privata, sapendo che una volta che parte per 100.000 persone in tutta Italia, quello diventa una leva per far sì che diventi anche di forma pubblica, perché poi chi lo vorrà dovrà entrare nei CLEM, partecipare per un anno o quello che sarà all'avventura che noi in qualche modo proponiamo, e quindi da lì poi, secondo me, questo permetterà agli italiani di poter comprendere quello che noi diciamo complessivamente col progetto Mondo Migliore. Cioè, l'esempio pilota del microcredito ci porta a far sì che le persone ascoltino che cosa significa pareggiare costi e benefici, cosa significa avere i servizi strategici gratuiti, cosa significa azzerare le tasse per chi si comporta bene. Cioè, sono delle cose che abbiamo dette per primi al mondo, e un po' alla volta il mondo si dovrà rendere conto che questa è l'unica via per una umanità vera, una umanità di valore, perché l'umanità che c'è stata fino ad oggi con queste regole, dal mio punto di vista, è una disumanità. Non può esserci umanità quando il grande può mangiare il piccolo. Non siamo animali, non siamo piante, siamo esseri umani, e in noi lo spirito è molto più evidente della materia. Vedo che sono arrivate le portate, quindi direi che continuiamo la seconda fase dopo le ultime portate, però valeva la pena così rompere il momento di convivio. Allora, io non ho aneddoti particolari da raccontare sulla mia storia e la conoscenza del progetto con Maurizio, perché prima di tutto ho conosciuto la sua famiglia. Ho la fortuna di abitare nella loro stessa zona.
e ho conosciuto sua figlia, ho conosciuto prima di tutto anche la moglie, e ciò che mi lega particolarmente a loro è proprio il sentire che sono una bella famiglia, e soprattutto anche nel nostro paese tutte le persone che li conoscono non hanno mai dubitato di loro, della loro onestà e della loro rettitudine. E perciò quello che posso dire io è totale fiducia a Maurizio e al suo progetto, perché lo ha dimostrato nella vita e lo sta dimostrando ancora. Tanti auguri Maurizio, di buon Natale a te e alla famiglia, e speriamo che l'anno ci porti tante bellissime novità. Ciao ciao. Auguri anche da te allora. Ciao, no, io volevo dire, sono da fine 2015 che sono qua, no? E cerco di dare il progetto, mi piace perché è quello che sento io e quello che vorrei che ci fosse, no? E cerco di dare il massimo che posso. Certe volte mi viene una rabbia perché dico: Maurizio, ma come caspita puoi fare queste scelte, queste decisioni? Ma vuoi mandare in rovina tutto quanto, distruggere il progetto, no? Per queste scelte. E dopo passa il tempo e mi ritrovo che, caspiterina, oh, Maurizio l'hai azzeccata ancora, ha fatto la scelta giusta, no? Siccome è una cosa ripetuta, oggi come oggi cosa posso dire? Di dare la massima fiducia a questa persona, e anzi sono fiero di avere come guida questa persona qua. Oltretutto il suo modo di fare ha portato accanto a sé tanta gente che, posso dire, ha trovato delle risorse inaspettate in queste persone qua, che messe tutte insieme, ognuna delle sue, faranno sì che questo progetto sia vincente e si realizzerà, questo ne sono sicuro. Perfetto. Grazie Maurizio di esistere, ci dai la forza per continuare queste magnifiche giornate. Il tutto, abbiamo capito oramai, sei il nostro idolo, sei la nostra guida, la nostra luce. Grazie, ciao, buona giornata. Salutate tutti. L'augurio che mi sento di fare è un bel grazie per aver conosciuto 7 anni fa il progetto. Capito che quella è la mia strada, l'ho intrapresa e orgoglioso di averlo fatto. Un grazie a Maurizio che ci sta guidando, e un grazie a tutti noi che oggi siamo qua, e buon Natale a tutti. Auguri a tutti quanti un buon Natale, e che i nostri sogni si avverano, di prendere quello che speriamo entro Natale. Perciò mancano pochi giorni, arriverà tutto con la vostra carta. Dunque, oggi è stata una giornata meravigliosa. Voglio augurare a Maurizio ogni bene per lui e per tutta la sua famiglia. Un buon viaggio per andare nel Qatar, chissà che possa portare a casa le cose migliori per tutti noi del clan. Evviva e buon Natale e buone feste. Facciamo un brindisi per tutto Maurizio Sarno e con Kelly. A Dubai! Evviva! Evviva! Quid di auguri! Perfetto! Un quid di auguri! Bene, ciao a tutti, il mio augurio veramente dal cuore di tante tante buone feste a tutti gli appartenenti a questo progetto, a tutte le vostre famiglie. Io sono fiera di appartenere a questo progetto, come penso tutti voi che mi state guardando in questo momento, perché questo progetto mi ha dato veramente tanto, mi ha fatto conoscere tante belle persone, e io mi auguro veramente dal profondo del cuore che continui ad andare avanti, che continui a portare tutto quello che di bello ci può essere per cambiare la nostra vita e la vita dei nostri ragazzi. Quindi buone feste a tutti, buon Natale a tutti, e rimaniamo uniti che ce la facciamo. Ciao! Maurizio, ti auguro che il tuo viaggio abbia
porti tutte le speranze che abbiamo noi e che abbia il risultato che tutti ci aspettiamo. Auguri. E allora facciamo così. L'augurio più bello, secondo me, è buon mondo migliore a tutti. In questo è riassunto quello che noi desideriamo per il futuro nostro e di tutta l'umanità. Grazie Maurizio. Maurizio, ti sosteniamo, siamo tutti vicino a te. Avanti così, non mollare mai la barra. La barra del vascello. A Maurizio faccio tantissimi auguri, soprattutto e prima di tutto, visto che è ancora Natale, per il suo viaggio a Dubai, che porta delle bellissime notizie per lei e per noi, per lui e per noi. E visto che non so, ce l'avrò forse per Natale, auguro a lui e alla sua famiglia tantissimi auguri di buon Natale. Auguri a Maurizio Sciallo, una buona continuazione e la portata a termine del programma. Grazie e auguri di buon Natale. Grazie Maurizio. Penso di chi è, anche adesso sì, sì. Però quando si diventa saggi è un'altra cosa. E mi ha colpito questa donna di straordinaria potenzialità, di verve eccetera. A Sandro ovviamente riconoscevo da tanti anni, vista la passione che ci accomuna, e di conoscere un mondo di persone. È stato insomma un tennista davvero interessante, Sandro, ha giocato con i vari Panatta, insomma con quei personaggi mitici. E quindi gli ho chiesto, quando è partito il progetto Mondo Migliore, di darmi una mano e così avvicinare molte persone in tutta Italia. E gli ho detto, ma a voi che tipo di riferimento, referenza potrei dare? E li ho chiamati ispettori. E Sandro, per uno. Cosa voleva dire, che non mi ricordo neanche io. E comunque ispettori, dovevano essere ispettori, sapendo che sono dei provocatori nati, ma buoni d'animo, ma provocatori. Un progetto come questo, che fa tanti crash test, perché il crash test è un fenomeno importante in meccanica, in fisica e in tutto il spirito. E quindi ho pensato che mi avrebbero data una mano, visto che insomma sono una persona che si ritiene buona, non vorrei fare il buonista, ma il buono senz'altro. E ci voleva qualcuno che rompesse un po' le scatole. Sicuramente Svetlana e Sandro ve le hanno rotte, Svetlana soprattutto, perché Sandro insomma, è uno che fa battute ma è un bonaccione che poi lascia stare, e mentre Svetlana ci ha messo il piglio, è andata davvero a rompere le scatole a più di qualcuno. E quando qualcuno mi chiamava, specialmente i referenti regionali e provinciali, che Svetlana era lì insomma a rompere le uova, e io gli dicevo, se tu non sei all'altezza di comprendere che devi sopportare il peso di una provocazione, e che referente sei? Perché è troppo facile che tutto vada bene, tu fai il referente provinciale, regionale, comunale. No, quando qualcuno viene a romperti le scatole, se lì dimostri di essere davvero all'altezza, allora vuol dire che sei migliorato tu, e magari hai migliorato la persona che ti sta rompendo le scatole in questo modo. Quindi Svetlana ha fatto un lavoro meraviglioso, è stata sempre vicina a me in maniera unica, si può dire. Non molla. E non molla, ma non molla perché mi vuole davvero tanto bene. E così come ovviamente mi vuole bene Sandro. E, è stata un trio, insomma io e noi due siamo stati un trio che abbiamo attraversato fiumi e mari in agitazione, ancora lo facciamo. E siamo convinti, sono stati tra l'altro degli amici che nel momento di aiutare il videocatechismo della Chiesa Cattolica, altro che mecenati, hanno messo 50.000 euro per finire quel video. E non sono gente che ha chissà quali milioni in tasca. Perché riscuoto bene tutti i mesi, ricordi? E questo ci ha permesso di finire, noi avevamo messo 100.000 ma di più non riuscivamo in quel momento, a finire il videocatechismo, che
insomma col tempo intanto ci ha fatto sì che divenissimo i proprietari dei diritti esclusivi di Madre Teresa di Calcutta, del documentario film Madre Teresa di Calcutta. E poi diciamo l'aver in qualche modo contribuito a finire questo importantissimo film della Chiesa Cattolica, no? Il Guida Vitalismo, oggi grazie al progetto Il Gol Più Bello, dove Luciano Moggi con tutta la sua capacità, esperienza legata e relazioni legate al mondo del calcio, ci permetterà, come dicevo prima, di penetrare quel mondo delle associazioni sportive e specialmente il mondo del calcio, perché quando citi in una squadra di calcio di piccolo, diciamo, lignaggio, come ci può essere qui a Camisano piuttosto che in tutti gli altri comuni d'Italia, citi il nome di Luciano Moggi, qualsiasi rappresentante di quella società si fa in quattro per darti retta. Quindi grazie Svetlana, scusa se ogni tanto ti dimentico, ma guarda, la prima a essere forse dimenticata è mia moglie, che ovviamente amo, e che è la tua moglie, è diversa. ed è perché li ho talmente vicini nel cuore che poi citi gli altri perché non li vedi tutti i giorni. Quindi è così. Coglione. Va bene, grazie ragazzi, grazie davvero di essere qui. Sì. Io volevo dire una cosa, che questo progetto è diventato internazionale, non so se ve ne siete accorti, perché abbiamo la Sofia, che è una ragazza straniera e tedesca, io sono una signora, non più una ragazza, sono serba, e poi abbiamo la nostra Rossella Casalato, che è italiana, quindi è un progetto internazionale. Io volevo dire solo questo, che sono dentro a questo progetto dal 2016. Ero stata invitata da mia sorella a varie riunioni e avevo capito poco o niente. Avevo sentito parlare di questa leva finanziaria di cui che mi era proprio sconosciuta. Poi ho cominciato però a interessarmi a questa cosa, a fare delle indagini mie personali, fino a che mi hanno invitato a una serata a Verona. In questa serata per me è cambiato tutto, perché ho avuto l'occasione di incontrare Maurizio Sallo e di apprezzare proprio la persona che è, perché lui è veramente così, che ti trasmette la sincerità che ha nel cuore, e sentirlo parlare del progetto, dell'amore per sua moglie, per sua figlia, e di come vuole cambiare il mondo, per me è stata la svolta. Perché, e consiglio a tutti quelli che entrano nei CLEM, quando potranno, di incontrare lui, perché lui è l'anima del progetto, e solo attraverso le sue parole, che arrivano dritte al cuore, si può percepire quello che è il progetto Mondo Migliore. Quindi coraggio, cercate di andare alle sue conferenze, a incontrare lui, a stringergli la mano, a dargli un abbraccio, e vedrete che lui vi trasmetterà l'idea di questo mondo che secondo noi è utopico, secondo noi, per me no ormai, perché io credo profondamente che il cambiamento è in atto, e dal mondo migliore io non mi schiodo più, perché lo voglio vedere realizzato per me, per i miei figli, per i miei nipoti, se avrò la grazia di averli. Ma consiglio a tutti di incontrare Maurizio, perché vi trasmetterà qualcosa di particolare, una vibrazione unica. Ecco, con l'occasione vi auguro a tutti un buon Natale, un buon cammino. Ciao. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again, and
come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, then you softly